Allora, buonasera a tutte e tutti, benvenute sul sito del manifesto. Un saluto anche al collettivo digitale, i cui membri potranno partecipare a questa diretta facendo delle domande mentre parliamo, poi saranno raccolte e chieste ai nostri ospiti che presento subito. Sono Andrea Ceresini, giornalista, scrive sul manifesto e altre testate, lavora per la RAI. È autore del libro L'Ucraina, la guerra che non c'è, ristampato nel 2002 con il titolo L'Ucraina, la guerra che non c'era. Potete trovare anche una recensione sul nostro sito. C'è Alfredo Bosco, fotografo e reporter, lavora per i maggiori media italiani e internazionali e sul nostro sito, ma anche sul nostro giornale, potete trovare molte delle sue foto scattate a corredo dei reportage sul campo. Loro due si trovano a Kiev, mentre dall'Italia abbiamo come ospite Salvatore Gazzillo, anche lui giornalista, autore dell'inchiesta video Lobby Nera e della docuserie La Mala Banditi a Milano. Sono tutti e tre giornalisti freelance, tre colleghi, che ci racconteranno alcune, diciamo, situazioni spiacevoli, per usare un eufemismo, perché in alcuni casi sono anche molto pericolose, come vedremo più avanti. Accadute dentro o al confine con l'Ucraina. Io partirei subito con Andrea e Alfredo, chiedendo di raccontarci dove si trovano precisamente e qual è la ragione per cui vi sono stati ritirati gli accrediti stampa, come abbiamo raccontato in questi giorni sul giornale. Vai tu. Vado io? Vai tu. Allora, noi in questo momento siamo a Kiev, siamo qua, Alfredo è qua da novembre, io sono arrivato il 3 febbraio in Ucraina per raccontare come facciamo da un anno ormai questa guerra. Il 6 febbraio stavamo di ritorno da Bakhmut, quindi dal luogo della battaglia più importante che si sta combattendo adesso. Dovevamo fare un video per Rai 3, che poi è andato in onda l'altro giorno. Quando improvvisamente ci è arrivato questo messaggio che ci informava del Ministero della Difesa ucraino, che ci informava del fatto che i nostri accrediti stampa, che sono il documento che ti permette di lavorare liberamente, di fare il lavoro giornalistico qua in Ucraina, era stato sospeso per ragioni che non ci hanno mai comunicato e che dovevamo sottoporci a un interrogatorio con l'SBU, che sono i servizi di sicurezza ucraini, per discutere appunto di questo caso. In contemporanea sulle chat dei fixer, di cui abbiamo insomma gli screenshot perché ce l'hanno girato alcuni fixer amici, ha cominciato a circolare la voce, secondo la calunnia, secondo la quale saremmo delle spie russe, dei collaboratori dei russi e via dicendo. Noi stavamo di base a Kramatorsk, siamo rimasti lì qualche giorno, 4-5 giorni, dopodiché, visto che Kramatorsk è praticamente sul fronte, è pieno di posti di blocco, senza credito c'era il rischio che ci fermassero ogni fatti due passi fuori da casa. Infatti siamo rimasti 4 giorni praticamente tappati in casa. Siamo venuti a Kiev alla fine, perché qua c'è l'ambasciata, qua c'è la sede dell'SBU, sperando che questo colloquio chiarificatore si tenesse a Kiev il prima possibile. Noi abbiamo scritto all'SBU, abbiamo mandato un avvocato ucraino a parlare con l'SBU, abbiamo fatto chiamare da alcuni fixer che conosciamo, ma le risposte non ci sono mai state. Poi, qualche giorno fa, Salvatore a sua volta è stato bloccato al confine polacco. La Farnesina ci ha comunicato che questo nostro problema deriva dal fatto che noi nel 2014-2015 abbiamo raccontato la guerra non solo sul fronte ucraino, ma anche su quello separatista. Come ha fatto anche Salvatore, come ha fatto anche Lorenzo Giroffi, che è un altro nostro collega che è stato bloccato esattamente come Salvatore lo scorso anno al confine ucraino. E quindi a quel punto ci siamo resi conto che il nostro problema in realtà è un problema dei giornalisti e della libertà di stampa in questo paese. Perché se basta andare a raccontare in modo critico, come abbiamo fatto anche noi, quello che accade dall'altra parte, per essere poi definiti spie, per avere problemi, per essere insomma accostati al nemico, ai russi, è evidente che in questo paese la guerra potranno raccontarla solo i propagandisti e i tifosi, così come avviene anche dall'altra parte, insomma. Quindi, secondo Ma me, è importante. su questo torniamo Assolutamente. più avanti.
Volevo chiedere ad Alfredo, ma in un territorio di guerra cosa comporta, diciamo, il ritiro dell'accredito, oltre alla difficoltà, l'impossibilità di lavorare? Ci sono anche, diciamo, dei rischi per la vostra sicurezza? Allora, i rischi per la sicurezza ci sono perché dobbiamo pensare che c'è una situazione molto confusa ora con questa situazione che è una guerra. Quindi non è ovvio che la polizia o l'esercito abbia determinate precise comunicazioni dei servizi di sicurezza. A un posto di blocco può risultare ai militari, cercando quindi il nostro accredito, di vedere che è stato sospeso e sul posto potrebbero esserci varie conseguenze, potrebbe esserci un arresto immediato, potrebbero esserci comunque quei dubbi che non giocano sicuramente a nostro favore. Oltretutto, senza l'accredito, io facendo il fotografo è assolutamente impossibile lavorare perché, a differenza di un giornalista che può comunque chiacchierare, registrare, comunque scrivere su un taccuino domande, incontrare le persone, io devo usare un mezzo che punto la macchina fotografica e devo andare nei posti dove l'immagine deve esserci, quindi i fronti dove le vittime comunque stanno subendo i bombardamenti. Senza l'accredito è impossibile accedere. Già oggi, con la visita di Biden, c'era un numero enorme di polizia ed esercito, ovviamente per la sicurezza della città, ed era complicato, non avendo un accredito, poter fare quello che era il nostro lavoro, quindi avvicinarci, chiedere, sapere. Non potevamo fare assolutamente niente. Invece, Salvatore, tu dove ti trovi e cosa ti è successo? L'ha accennato adesso Andrea, però magari possiamo andare insieme un po' nel dettaglio. Io sono appena ritornato a Milano. Buonasera a tutti. Sono appena ritornato a Milano e la mia storia è un pochino diversa, nel senso che io ho seguito, come diceva Andrea prima, ho iniziato a seguire la guerra in Ucraina nel 2014, come tanti altri colleghi. L'anno scorso ho trascorso 2 mesi in Ucraina dal giorno successivo all'invasione e adesso stavo provare il 14 febbraio scorso, provavo a rientrare nel paese con un treno dalla Polonia, insomma un percorso normale, ho un accredito regolare e subito dopo aver superato la frontiera sono saliti sul treno i militari ucraini per fare il controllo dei passaporti e il risultato è che sono all'interno di questa blacklist dell'SBU, come diceva Andrea, quindi dei servizi segreti ucraini. Quindi mi è stato chiesto, diciamo, sono stato invitato, diciamo, a scendere dal treno e poi sono stato portato, insomma, nell'ufficio lì dei militari. Abbiamo trascorso un po' di tempo. Mi hanno spiegato che per l'Ucraina non sono gradito e quindi successivamente ho scoperto di avere un divieto di ingresso di 5 anni. Questa cosa ovviamente capirete bene che mi sorprende molto, oltre che insomma, sono molto amareggiato rispetto a questa cosa perché come tutti noi, oltre ad aver investito in termini professionali, ho investito anche in termini personali perché c'è tanta gente che forse questo è un dettaglio che non è chiaro a tutti, ma noi siamo anni che andiamo in un paese e abbiamo costruito dei legami, delle relazioni, delle persone che si sono fidate di noi, che ci hanno aiutato in momenti anche molto delicati. Ad alcuni di noi ci hanno letteralmente salvato in alcuni momenti. Per cui ora mettetevi nei panni di queste persone che si trovano di fronte a questo bivio, ma io mi sono fidato di Salvatore, Andrea o Alfredo. Sono delle persone meritevoli, e quindi il mio governo, nei confronti del quale io in guerra devo necessariamente al quale mi devo affidare, forse non è così tanto infallibile, oppure loro sono dei bugiardi. Cioè, capite che non è una situazione semplice. Senti, invece dal lato del governo, insomma, delle istituzioni italiane, tu personalmente hai sollecitato un intervento, hai chiesto, insomma, una mano, hai avuto reazioni? Io sono stato contattato dall'ambasciata praticamente poche ore dopo, nei giorni successivi altre volte non è successo nulla, nel senso che più che dirmi guarda ci stiamo lavorando, così come è accaduto anche per Andrea e Alfredo, non è accaduto nulla. Di questo episodio sono ovviamente informati tutti i vertici adesso del governo italiano e noi speriamo anche del governo ucraino, cioè ci sembra scontato questo. Tuttavia ci hanno spiegato in maniera molto, molto chiara
che ci sono dei livelli, diciamo. Il concetto è che tra servizi si parlano tra servizi. E non è una situazione semplice. Cioè, la cosa che noi ci teniamo molto a dire, a sottolineare, questo episodio, questa vicenda non riguarda Garzillo, Ceresini e Bosco, perché noi siamo tutti dei freelance. Domani mattina cambiamo paese e raccontiamo un'altra storia. Questo è un problema che riguarda tutti quanti. Domani potresti andare tu e trovarti nella stessa condizione, anche perché noi facciamo davvero fatica a spiegarci le ragioni di questo allontanamento. Cioè, noi veniamo considerati dei nemici di un paese. Non è un dettaglio da poco, ragazzi. Cioè, è una cosa molto grave. No, non è un Noi dettaglio da poco ed è ancora più facciamo i preoccupante. cronisti, noi facciamo i cronisti, non siamo degli opinionisti. Non andiamo lì e ci mettiamo le bandiere, le magliette o ci facciamo le foto ricordo. Noi siamo cronisti. No, hai ragione, non è un dettaglio da poco e non lo è soprattutto, diciamo, anche per le cose che ci hanno detto, per chi in questo momento è bloccato a Kiev. Andrea, Alfredo, invece rispetto a voi, le istituzioni italiane hanno reagito, vi stanno sostenendo? Come sta andando, insomma, il rapporto con loro? C'è qualche problema tecnico, non vi sentiamo più. Infatti. Sì, Ora prima ci siamo. metterci. Mi Eccoci. sentite? Chiedo Vai. scusa. Le istituzioni italiane, quali ad esempio l'ambasciata, ha immediatamente risposto alle nostre chiamate. Quindi subito hanno capito la situazione. Sono stati i primi che hanno quindi allertato le autorità ucraine di questa situazione e hanno mantenuto una comunicazione costante di solleciti nei confronti comunque del governo ucraino. Poi ovviamente è stata avvertita la Farnesina, mentre io e Ceresini abbiamo deciso anche di avvertire e avvertire comunque costantemente l'ambasciata ucraina in Italia, che può essere sempre utile. La questione però è una. Non giriamoci intorno, nonostante Farnesina e l'ambasciata italiana continuano a sollecitare la controparte, da questa parte, quindi le autorità ucraine di questa situazione, non ricevono dei segnali di risposta che sono quelli invece che sarebbero quelli giusti, cioè del tipo: questi ragazzi sono bloccati a Kiev. Avete detto a loro che a Kramatorsk non potevano stare perché è troppo vicino al fronte, c'è una questione di sicurezza, li avete voluti far venire a Kiev, sono disponibili 24 ore su 24, ma loro non rispondono, cioè non rispondono. Questo è quello che sta accadendo da giorni, non c'è dalla parte comunque delle autorità, soprattutto quelli dei servizi di sicurezza ucraini. Non c'è un segnale di risposta, nonostante l'ambasciata continui a sollecitare quotidianamente e facendo presente che noi siamo qui disponibili, come era stato richiesto da loro. Come era stato richiesto da loro. Andrea, domani a Kiev ci sarà anche la Premier Meloni. Sappiamo che sia tu che Alfredo siete accreditati per la conferenza stampa. Vi aspettate qualcosa da questa visita rispetto alla vostra vicenda? Beh, sì, penso insomma che certamente domani ci saranno due interrogazioni parlamentari in Italia su questa vicenda, cioè non solo sulla vicenda nostra, ma appunto sul problema che esso, come diceva giustamente Salvatore, che essa solleva a livello, insomma, di tutta la comunicazione del giornalismo italiano e non solo. Noi pensiamo che insomma possa essere un'occasione per il nostro governo di far presente ufficialmente, direttamente a Zelensky questa situazione. E di risolverla, che non vuol dire che noi torniamo in Italia, vuol dire che noi vogliamo stare qua e lavorare come abbiamo fatto in questo anno, o comunque riavere i nostri crediti e poter comunque tornare tra un mese, 2 mesi e poter lavorare liberamente. Cioè, quello che noi temiamo, se posso aggiungere una cosa, è che l'esempio di Salvatore è stato abbastanza eclatante. Non arriva una comunicazione, non vieni avvertito. Poi magari non rimane sospeso l'accredito, siamo comunque costretti a tornare in Italia per vari motivi personali o professionali, la questione non si risolve e poi scopriamo dopo un mese che dobbiamo magari tornare qui per
perché siamo dei reporter e abbiamo comunque dei doveri anche con le testate con cui collaboriamo, di tornare, scopriamo al confine, ma siete stati bannati per 5 anni. Cioè è una situazione in cui potete capire che l'incertezza fatica tantissimo. Ma secondo voi, diciamo, se questo fosse l'esito, quali sarebbero poi i rischi per la libertà di informazione in generale? Per esempio, diciamo, nelle domande raccolte dalla nostra community ci chiedono se c'è il rischio che siano accettati solo giornalisti embed. Sì, possiamo fare un giro su questa domanda, magari iniziamo da Kiev e poi parla, certo. Salvatore. Comincio io. Sì, sì. Beh, il rischio è che domani tutti i giornalisti presenti qua, nel momento in cui devono o raccontare quello che c'è dall'altra parte, che secondo me è sacrosanto, perché comunque... ma anche per denunciarlo, perché io ho fatto un documentario per Rai 2 su come vengono arruolati i soldati in Russia, che non era un documentario filo russo, anzi certamente non è piaciuto ai russi, ma sono andato in Russia a farlo, non posso farlo da casa mia a Milano o in Italia. E quindi nel momento in cui tutti i giornalisti sanno che appena vanno nel posto sbagliato oppure dicono qualcosa che possa andare un po' contro quella che è la linea ufficiale rischiano di fare la fine nostra, quindi vuol dire che avremo dei giornalisti che staranno ben attenti a discostarsi minimamente da quella che è la linea ufficiale o ad andare laddove non gli dicono di andare. Quindi il rischio è che appunto ci sia un giornalismo omologato e che alla fine sia la voce della propaganda, questa, una voce sola, insomma, i comunicati stampa, non le inchieste, i reportage. Questo è il rischio. Io, come gli altri colleghi, no, abbiamo un'esperienza che comunque ora è di qualche anno per il lavoro che facciamo. Ovunque andiamo, qual è il primo problema del reporter? Il problema del reporter è il fatto che c'è sempre una propaganda che tenta in qualche modo di incanalarti a trovare e fare solo quello che la propaganda vuole. In un caso di guerra, la propaganda ucraina e la propaganda russa lavorano tutto il tempo proprio per ottenere i risultati che vogliono loro. Se però iniziamo a ragionare in questo modo, cioè qui sei stato dall'altra parte, sei sospetto quindi di essere un collaboratore e intanto non ti faccio lavorare, è grave. Se iniziamo che allora qual è il prossimo passo? Io ho avuto una collaborazione con il quotidiano La Croix, ed è stato il lavoro è stato proprio sulla catena della distribuzione degli alimenti nell'esercito ucraino. C'erano delle falle grosse, c'erano delle enormi falle sulle spese. Cos'è successo? Una settimana dopo il vice ministro della difesa si è dovuto dimettere perché tra le questioni c'erano anche queste spese pazze della distribuzione comunque delle razioni dell'esercito. Quindi era una critica. Ma il prossimo passo cos'è? Quello che non si può neanche quindi trovare quelle che sono le problematiche. Questa popolazione sta subendo i bombardamenti, ma quindi non si può neanche parlare se ci sono dei fatti, delle cose che comunque colpiscono la popolazione da un altro punto di vista che non siano i bombardamenti. È l'inizio di una spirale. Noi siamo all'inizio di questa spirale, magari, e sarebbe molto grave se questa spirale incomincia ad aprirsi. Sì, tra l'altro oggi il Premier Zelensky, che è stato intervistato da 3 quotidiani, raccontava, diciamo, poneva anche in positivo queste dimissioni che hai posto, in generale il fatto che stiano rinnovando, insomma, e migliorando l'apparato istituzionale anche per, diceva, c'era questa frase, chissà se alla fine della guerra ci saranno più oligarchi in Italia che in Ucraina. Salvatore? Io sono in parte d'accordo con Andrea, cioè la questione è questa, è uno strumento di persuasione ovviamente, ritirare l'accredito così come tenere fuori i giornalisti, ed è uno strumento di persuasione che poi alla fine funziona, perché nessuno vuole trovarsi nella nostra condizione, però tutti vogliono seguire un evento. Allora cosa succederà? Premesso che in questo momento ci sono dei colleghi bravissimi, non schierati e persone di cui ci si può fidare, a seguire la guerra, però l'escalation e il pericolo è che quella di trovarci con dei giornalisti che siano disposti a tutto pur di restare in un paese, e dei giornalisti che sono disposti a tutto per restare in un paese sono dei giornalisti che sono tendenzialmente corruttibili, perché se succede qualche cosa, c'è un cambio di scenario
e quei giornalisti devono spostarsi da un'altra parte, necessariamente quei giornalisti accetteranno delle regole di ingaggio che gli consentiranno di entrare in un paese senza il rischio di essere cacciati. Allora, io voglio dire, in questi giorni noi l'abbiamo ripetuto tante volte, l'Ucraina è un paese che veramente con grande coraggio, con grande tenacia, con grande forza sta cercando di entrare in Europa. È possibile che abbia una blacklist, ma voi immaginate se la Spagna decidesse di non far entrare cinque giornalisti italiani, se l'Italia decidesse di non far entrare cinque giornalisti danesi? Io capisco che è un paese in guerra, non sia, nessuno di noi è uno sprovveduto, non siamo dei romantici, noi siamo dei cronisti, sappiamo come funzionano queste cose. Però allo stesso tempo noi chiediamo che venga, non so come dire. Nessuno di allora, in questi mesi in Italia c'è stato anche questo fenomeno della tifoseria, no? Alcuni giornalisti o blogger, eccetera, si sono esposti e hanno manifestato le proprie inclinazioni, chi era filo russo, chi era filo ucraino, ok? Nessuno di noi l'ha fatto, perché nessuno di noi vuole farlo, perché nessuno di noi ha una posizione da un lato o dall'altro. Facendo i cronisti, ci basta quello che vediamo per raccontare l'atrocità di una guerra. Non abbiamo necessità di metterci, vi ripeto, una spilla o una maglietta. E quindi questa cosa è davvero molto preoccupante, perché se persone come noi, che hanno un'integrità deontologica e professionale, che io sfido chiunque a mettere in dubbio, ecco, se perfino noi ci troviamo in questa situazione, ragazzi, è veramente chiunque si può trovare nella stessa condizione. Lo ribadisco per l'ennesima volta. Questa vicenda non riguarda Garzillo, Ceresini e Bosco. Questa vicenda riguarda la possibilità per tutti quanti di essere informati nel miglior modo possibile, che non significa necessariamente nel modo più completo, ma nel miglior modo possibile. Perché in guerra è Ma difficile essere completi. oltre voi avete notizia di altri colleghi che si trovano in una situazione, diciamo, simile o uguale, sia italiani che stranieri? Allora, proprio oggi Le Figaro ha fatto un articolo sulla vicenda di noi tre e nell'articolo c'è scritto che non risultano reporter stranieri, risultano questi reporter italiani. L'unico altro nome certo che possiamo indicare è quello del collega e amico Lorenzo Giroffi, che è stato respinto la prima volta proprio quando io e Andrea attraversavamo il confine, parliamo del 25 febbraio. E non gli era stato notificato anche lui come salvatore, non aveva mai ricevuto un'indicazione dalla Farnesina, un qualcosa che dicesse tipo non sei persona gradita nel paese Ucraina. Torna in Italia, viene rassicurato sulla possibilità di tornare dall'ambasciata ucraina italiana, ottiene oltretutto l'accredito, ritorna per tentare di svolgere il suo lavoro e viene respinto di nuovo. Quello è l'unico altro nome che abbiamo certo. Poi ci sarebbe il caso di Mattia Sorbi, che è particolarissimo perché è una vicenda che è accaduta, è tutta un'altra cosa. Ma di nomi di reporter che non sono accettati qui, gli altri sono tutti nomi di reporter che però palesemente sostengono proprio la causa dall'altra parte, quella filorussa e putiniana, e quindi da anni hanno problemi col governo ucraino, ma perché loro devono, si occupano proprio di fare la propaganda dall'altra parte. Su questi Per altri essere nomi ancora che scusami, girano, non sappiamo nulla. Vai Salvatore, per volevi dire essere ancora, qualcosa? per essere, sì, per essere ancora più chiari rispetto per gli ascoltatori che magari non ci conoscono professionalmente, noi siamo tutti freelance. Per darvi la misura di quanto il nostro lavoro sia bilanciato, tenete presente che tra noi tre abbiamo lavorato per e lavoriamo costantemente per ANSA, La Sette, Il Corriere, Repubblica, La Stampa, la TV svizzera, la RAI, cioè il quotidiano nazionale. Dite un giornale, noi ci abbiamo lavorato, il manifesto. Cioè, capite? Non è che non abbiamo una figura professionale per cui dici quello ha sempre lavorato per un giornale con una certa posizione. E questa cosa la possono fare soltanto i cronisti, o i fotoreporter come Alfredo, che hanno un equilibrio. Cioè, è proprio è una questione empirica, ragazzi.
Sì, a testimonianza di quello che dici, c'è infatti il vostro lavoro che è disponibile in rete, che io conosco, però insomma invito anche chi ci sta ascoltando a cercare nei prossimi giorni per avere un'idea più precisa. Volevo porvi un'altra questione. Allora, domani sul Manifesto esce un articolo a firma di Vincenzo Vita che denuncia come in Italia ci sia ancora troppo silenzio su questa storia. Diciamo, è stata ripresa principalmente dal Manifesto, poi anche dal Fatto Quotidiano. Oggi mi pare che Andrea e Alfredo siano stati ospiti sulla 7, ma il resto della stampa italiana secondo voi se ne sta occupando, e se non lo sta facendo a sufficienza per quale motivo? Possiamo fare un giro come prima? Vai ragazzi. Mi sa che i ragazzi da Kiev li abbiamo, sono momentaneamente scollegati. Prima avevamo alcuni problemi tecnici con la rete dell'hotel, adesso proviamo a risolverli. Intanto, se vuole partire Salvatore, sì, possiamo andare con lui. Allora, guarda, devo dire che noi abbiamo ricevuto una grandissima solidarietà da tantissimi colleghi, da tantissime testate. C'è qualche testata che non si è interessata a questa vicenda, però abbiamo avuto, ci teniamo a dirlo, una grandissima, un grandissimo supporto anche dalla federazione, dalla FNSI, dall'Ordine dei giornalisti. Oggi abbiamo fatto un incontro con l'articolo 21, che è stato molto proficuo, molto interessante, utile. Insomma, diciamo la comunità giornalistica, anche perché un po' di colleghi ci conoscono, sanno il lavoro che facciamo, e ci hanno manifestato, e si rendono conto che è una situazione veramente kafkiana, ci hanno manifestato il loro supporto. Detto questo, ci sono certamente delle testate che non si sono, anche importanti, anche televisive, che non si sono interessate a questa vicenda. Sarei un ipocrita a dirti che, a nascondertelo, ma ognuno c'ha i suoi, ognuno può avere i suoi motivi per questo. Però in generale, ecco, forse la cosa che più ci fa felice, che ci dà speranza, è che moltissime delle persone ucraine, la maggior parte delle persone ucraine, degli amici anche che noi conosciamo, quando hanno saputo di quello che c'era successo, ci hanno manifestato subito, anche in maniera piuttosto eloquente, la loro dispiacere, la loro incredulità e la loro sorpresa. Perché, come ti dicevo, se tu hai trascorso momenti davvero a volte intensi, cioè nasconderti per salvarti la vita, non è una cosa che succede tutti i giorni. E capisci bene che lega le persone in una maniera molto speciale. Quindi tu lì riesci a percepire una persona che cos'è. E quindi se queste persone ci danno fiducia, e hanno messo a rischio la loro vita, alcune di queste, questo potrebbe essere un indicatore della nostra serietà e della nostra professionalità su questa vicenda. Certamente sono tornati Andrea e Alfredo, ma non so se hanno sentito la domanda, altrimenti... La sì, ce l'hanno scritta, come la stampa italiana... Perfetto. Vuoi dirlo te? Vai, potete partire. No, beh, diciamo che ci sono giornali come il Manifesto, come il Fatto, che fin da subito hanno battuto il ferro, ci hanno dato moltissimo supporto. Altri magari un po' meno, però poi man mano che la notizia è uscita, anche diciamo a livello politico e via dicendo, si sono un po' tutti accodati, quindi insomma è stato, insomma, è stata seguita la cosa. Poi è uscito anche questo pezzo sulle Figaro, quindi anche all'estero, dove forse questi temi sono più sentiti, sono più condivisi, questi temi sulla libertà di stampa e la libertà dei giornalisti. Purtroppo in Italia la stampa, come sappiamo, tendenzialmente segue poco gli esteri, è molto italocentrica e su questi temi appunto non sempre è sensibilissima. Però insomma, a questo punto speriamo che sia servito, insomma, a scatenare tutto questo polverone, che ripeto non è per i nostri singoli casi, che possono essere anche trascurabili, insomma, ma per un principio che è molto più grande di noi, che riguarda sia la libertà dei giornalisti,
ma anche la libertà del pubblico, dei cittadini, di essere informati in modo serio, in modo libero su questo conflitto. Cosa che avviene perché moltissimi colleghi bravissimi continuano a seguire questo conflitto con indipendenza, con capacità e senza farsi intimorire. Però se passa questa linea qua, il rischio è che questo numero di questi colleghi siano sempre meno, insomma, e che ci sia comunque la paura di finire come noi e quindi la tendenza appunto a scendere a patti con quello che è il potere. Sì, è un rischio grande, ne avete parlato, diciamo, avete posto l'accento questa sera su, appunto, sull'aspetto generale, sul significato generale e sugli effetti che oltre voi può avere questa vicenda. Io personalmente oggi, leggendo i quotidiani, sono rimasto un po' stupito che nelle interviste al Premier Zelensky non sia stata fatta una domanda su questa storia che appunto ci riguarda tutti, in primis come colleghi. Volevo farvi un'ultima domanda. Volevo alzare una polemica, ma il fatto che il presidente Zelensky possa tranquillamente dire a dei giornalisti italiani molto probabilmente avrete più oligarchi di noi e nessuno risponde a una battuta del genere, che dobbiamo fare? Cioè, è stata un'intervista fatta in un certo Io l'avevo riportata senza commentare. Vai, prego. Posso dire una cosa? Domani ci sarà questo incontro con la Meloni e ci saranno tantissimi bravissimi colleghi, molti dei quali stimiamo personalmente e professionalmente, lo dico senza retorica, lo sanno. Però domani è veramente un'occasione e noi in questi giorni un po' ci stiamo ripetendo che la domanda che loro non faranno domani per noi sarà potenzialmente la risposta che non otterranno mai domani, un domani per loro. Perché la domanda che faranno domani, che dovrebbero fare domani, per la 30ª volta lo dico, non riguarda Garzillo, Ceresini e Bosco, riguarda anche e soprattutto il loro lavoro e la possibilità di essere lì a fare delle domande. Quindi, pur consapevole della difficoltà di fare una domanda del genere, davvero, io invito i nostri colleghi a trovare questo coraggio per tutti quanti. La domanda è semplice. Presidente Meloni, ci sono 3 colleghi italiani che non possono raccontare la guerra in questo paese. Che cosa ne pensa? Sembra perfetta e anche un modo perfetto per concludere questo incontro. Speriamo che sia raccolta, insomma, da chi si trova sul posto, da chi domani seguirà la conferenza stampa di Meloni. Ci auguriamo anche che Andrea e Alfredo possano accedere, come diciamo il loro diritto, dal momento che si sono accreditati e non ci siano invece problemi. In qualsiasi caso continueremo a seguire questa storia sul giornale. Domani, ricordo, appunto, uscirà un altro articolo di Vincenzo Vita, vi invito a leggerlo, a condividerlo e a mantenere alta l'attenzione su questa vicenda, in primis per la sicurezza di Andrea e Alfredo che sono a Kiev, ma soprattutto per la possibilità di tanti colleghi, di tanti cronisti che, come è stato raccontato bene questa sera, sono sul campo per raccontare, diciamo, la guerra fuori dalla propaganda, dalle propagande ufficiali. Io vi saluterei. Ciao Salvatore. Grazie, ciao Andrea, ciao a tutti Alfredo, per l'attenzione e per il supporto. Grazie. Ciao, grazie. Grazie anche per il supporto. Grazie anche a chi ci ha ascoltato. La diretta rimarrà poi visibile sul sito del Manifesto. Buona serata.